Pinot, Pozzo Vivo e Adam Yates. Adesso invece sotto la neve Nairo Quintana. Ha sempre i manicotti Quintana, che però sta salendo senza i guantini. Ha usato, si è spogliato letteralmente di tutti gli indumenti che riteneva superflui. Non dimentichiamo, fa freddo, siamo sotto zero, ma i corridori sono impegnati in salita e quindi hanno il motore caldo. E Nairo Quintana ce l'ha particolarmente caldo grazie a questa azione di cui si sta rendendo protagonista. 1,5 km alla conclusione, ancora un flash con la motocronaca di Max Lelli. In grande difficoltà in questo momento Pols, c'è neve che cerca di sostenerlo, ma è un momento veramente di crisi. A voi. Grazie Max, rischia davvero di perderla oggi la maglia Wouter Pols, anche perché era segnalato con 50 secondi di ritardo e potrebbe essere lunghissimo per l'olandese del Team Sky questo ultimo 1,5 km che manca per arrivare a quota 1675 di Campo Foronia. Aveva già perso contatto ormai da un paio di chilometri, forse anche qualcosa di più, Vincenzo Nibali, mentre questa è l'azione di Bauke Mollema, che sta cercando di contrastare per quanto possibile uno scatenato Quintana. Ottima comunque l'azione di Bauke Mollema, che è riuscito a staccare Alberto Contadore tutto solo e all'inseguimento di Nairo Quintana, che comunque sta gestendo in questi ultimi 1500 metri il suo vantaggio. Un momento, diciamo così, per recuperare le forze e poi dare tutto negli ultimi 1000 metri per cercare di porre margine, il più a margine possibile, tra sé e gli avversari. Nairo Quintana, che oggi in salita ha fatto capire di essere l'uomo forte di questa Tirreno Adriatico. Tra i grandissimi presenti alla partenza di Lido di Camaiore, chi ha avuto la forza di fare la differenza in salita è il corridore che vediamo inquadrato in questo momento, il fuoriclasse colombiano Nairo Quintana, che in pratica dopo il Tour de San Luis, la corsa che in Argentina aveva aperto la stagione 2015, era sparito, nel senso che era sparito dalle competizioni per un lungo periodo da trascorrere a casa in Colombia, ovviamente in altura, e ci poteva essere qualche perplessità sulla sua condizione, considerando che si presentava questa Tirreno appunto da un periodo in altura. La risposta di Quintana è arrivata oggi, sta arrivando oggi qua sul Terminillo. Un'azione, quella di oggi di Nairo Quintana, che possiamo paragonare a quella di Val Martello del 2014, in cui conquistò il Giro d'Italia, lui infatti l'ultimo vincitore della Corsa Rosa. L'obiettivo principale di questa stagione 2015 per il colombiano sarà il Tour de France. Viene da pensare che, come sta andando in salita, con tutte le salite che ci saranno l'ultima settimana del Tour, sarà un cliente difficilissimo per chiunque, per Alberto Contador, per Chris Froome e per il nostro Vincenzo Nibali, che anche oggi ha dimostrato a marzo di avere comunque dei limiti rispetto agli avversari diretti per la vittoria al prossimo. Si va verso le 5,5 ore di gara, dietro alle spalle di Quintana e alle spalle di Bauke Mollema. Gli altri big continuano a guardarsi, adesso deve fare anche attenzione nella guida della bici Nairo Quintana, perché alzarsi sui pedali può diventare pericolosissimo. Eh sì, ci vorrebbe un 4x4 qui per salire in questo tratto di strada, ma le biciclette sono dotate di due ruote, soprattutto quando ci si alza sui pedali la ruota posteriore potrebbe non attaccare bene al terreno, quindi Nairo Quintana dovrà fare attenzione, ma come dovranno fare attenzione i corridori che sono al suo inseguimento. Ormai poche centinaia di metri per Nairo Quintana, che andrà a conquistare questa tappa regina di questa 50ª edizione della Tirreno Adriatico. E andrà a prendersi, dobbiamo avere chiaramente l'ufficializzazione del cronometro, ma andrà a prendersi anche la maglia azzurra di leader della classifica generale a questa Tirreno Adriatico, lui che aveva 17 secondi di ritardo da Rigoberto Urán, 34 da Wouter Pols. Già in azione le telecamere fisse per seguire l'arrivo di Nairo Quintana, che ormai è ai 250 metri dalla conclusione. Uno scatto, uno soltanto, uno scatto secco che ha piegato le gambe a tutti gli altri. Nairo Quintana va a vincere di più, va a trionfare sul Terminillo e va a conquistare anche la maglia azzurra di leader della classifica. Attenzione, generale Nairo. Con la neve, con le nuvole basse, un vero e proprio trionfo per Nairo Quintana sul Terminillo, che dovrebbe anche indossare la maglia di leader della classifica generale, perché Wouter Pols, l'olandese in maglia azzurra, all'ultimo chilometro veniva segnalato, viene segnalato con un ritardo di 1 minuto e 18 secondi. Per il piazzamento Bauke Mollema,
che ha provato a reagire però in quella fase di studio che tatticamente è stata decisiva per la vittoria di Nairo Quintana. Alla fine lui ha rotto gli indugi, ma era decisamente troppo tardi. Sono stati a guardarsi nel momento in cui è partito Nairo Quintana per capire chi poteva andare al suo inseguimento, e in un amen ha fatto il vuoto il colombiano. La seconda posizione per Bauke Mollema, fra l'altro prende anche i 10 secondi di abbuono Nairo Quintana. Sta arrivando Purito Rodriguez, Purito Rodriguez in terza posizione con Uran, poi Contadora con Thibaut Pinot, Adam Yates e Domenico Pozzovivo. Ha dato praticamente quasi un mezz'ora. Quasi un minuto il vantaggio di Nairo Quintana nei confronti di Alberto Contadore e degli avversari diretti. Arriva anche Cummings, arriva Kreuziger, arriva Van den Broek. Attenzione, dovrebbe essere in mezzo alla nebbia, non riconosco, Giampaolo Caruso, Dani forse Moreno, Caruso, team Katiuscia. Potrebbe essere Giampaolo Caruso. Intanto la maglia azzurra è per Nairo Quintana. Eccolo Caruso che arriva al traguardo, ecco, ed ecco il momento dell'arrivo di Wouter Puls. Ritardo di 1.36, ma c'è da aggiungere chiaramente i 10 secondi di abbuono conquistati da Nairo Quintana, che oggi ha dato una prova di forza, Silvio, davvero eccezionale, straordinaria. Resteremo con il dubbio se Alberto Contador non si fosse sfilato in quel momento e che fosse stato nelle vicinanze di Nairo Quintana, sarebbe stato in grado di seguirlo e di non farsi staccare? Rimarremo con il dubbio, ma ciò non toglie nulla la capacità non solo atletica dell'azione straordinaria di Nairo Quintana, ma anche dell'intelligenza tattica. Non appena si è accorto che Roberto Contador, Alberto Contador si sfilava, ecco, è scattato. Arriva Nibali a 2.15 il ritardo di Vincenzo Nibali. Intanto in classifica generale adesso sale in seconda posizione Bauke Mollema con un ritardo di 39 secondi a 48 secondi Rigoberto Urán. Naturalmente Alberto Contador circondato dai giornalisti e dagli operatori della TV per capire, carpire nell'immediato dopo tappa le sensazioni di Alberto Contador, che è sembrato veramente sorpreso.